feel good. I knew that I would not. Come potrei non iniziare con l'estate? Aspettavamo tutti, insomma, dopo due anni, periodo estivo, insomma, andare in vacanza. Ecco, da qua, da Cerveteri, proprio da qua, da Cerveteri, partono tutti i romani da Roma Nord che vanno verso Capalbio, l'Argentario, vanno tutti da qua a parte là. A me mi hanno invitato l'altro anno, perché io sono poliedrico, mi hanno invitato dei romani di Roma Nord, dice il signor Giuliani viene da noi a Capalbio, all'Argentario, che problema c'è? Che io... E sono stato, mi hanno invitato. La cosa bella è che lì la sabbia è chiara, quindi non è bollentissima, e ci sono i nebulizzatori che la rinfrescano. Infatti gli uomini lì di Roma Nord scendono con la ciabattina quella di gomma firmata, tu li vedi, e camminano e vanno in queste spiagge, un silenzio. Sulla spiaggia un silenzio, perché urlare da cafoni, ti metti a urlare. Sta signora c'aveva due bambini, non è che se stava a tirare la sabbia, un granello alla volta, così. Se te vede mamma, sì, due una tirata di zitto, niente. Un silenzio, urlare da cafoni. Io a un certo punto mi ero portato il panino, quelli di Roma Sud del panino se lo portano, è più forte di noi. Se tu esci da casa e poi il panino che ti viene dietro, dici, oddio scusa, mi ero dimenticato, ti viene dietro il panino. Signor Giuliani, che si è portato a mangiare. Partita, di quando va? Portato a mangiare, per cortesia, c'è ancora gente che mangia e spiaggia. L'ultima frase non l'ho sentita, dico, dove? E spiaggia. C'è gente che mangia e spiaggia, per cortesia. Mangiare e spiaggia da cafoni, portarsi il cibo da casa e da cafoni. Dico, signora, ma lei come si nutre? Col pensiero, col vento? Ma lo faccia sapere, perché io mi devo nutrire. Dice, no, ma lì c'è il bar dello stabilimento, vado lì. Dico, vabbè, con calma, a saperlo chi veniva. Sono andato allo stabilimento, sono ritornato, dico, comunque ho capito perché la gente non si porta il panino dalla spiaggia. Eppure io mi sono messo a fare così. Cioè, perché? Dico, un panino pomodoro e mozzarella, 35 euro. Ho aperto il panino, manca il pomodoro con la mozzarella. C'era il selfie, il pomodoro abbracciato così con la mozzarella. E lì ho notato la differenza degli uomini. A Capalbio, tutta quella parte lì, gli uomini sono tutti depilati. La spiaggia nord a Roma Sud, tu cammini le spiagge, dalla parte dove vanno i romani di Roma Sud, cioè, passava quello di colore che teneva, che ne so, il pareo, i racchettoni. Cioè lì sembrano più di farme, passano, fanno solo i massaggi, le treccine. Lì per esempio a Capalbio, te fanno entrare sti cani, quelli di una certa taglia, no? Non è che te può portare e rotta Weiler e Chihuahua, tipo e Chihuahuino. Mo vado del Maltese, adesso c'erano tutti del Maltese che hanno preso quelli farsi, è diventato così, un Labrador è diventato, adesso li farsi così, il cane va bla bla bla. Dico, sai, quello è il Maltese, sì, si è proprio parlato di Maltesi, poi i Maltesi parlano così. Chihuahuino è quel cane esile. E dà il Chihuahua, signora, ma guardi, anche io ce l'ho a casa. Ah, sì. Dico, dove è andato il cane? C'è andato a fare i bisogni? Da solo? Sì, c'ha le chiavi? C'ha le chiavi, c'ha. C'ha le chiavi, va al bagno, fa da solo e si pulisce. Dico, ah, vedi, sì, ma perché lei non gli fa fare i bisogni? Dico, sì, ma ci mancherebbe altro, solo che non lo porto giù. Ah, ma come lo porta giù? Ma che cattiveria, e dove li fa? Dentro casa. Dico, no, signora, vede, il Chihuahua è un cane talmente esile che non c'è bisogno di portarlo giù a fare i bisogni. Io, per esempio, lo prendo, lo metto fuori al balcone così. Ha capito? Ha capito perché c'ha l'occhio di fuori il Chihuahua? Questo motivo qua. E poi c'è il guinzaglio, quell'elastico. Dico, io per esempio lo porto giù delle volte, col guinzaglio, con l'elastico, spingo il bottone, il cane è leggero, arriva a 25 km. Cioè il cane ha fatto ai bisogni, ma non nel nostro quartiere, in quell'altro. Solo che è talmente leggero che quando lo ritiri, quello c'ha la molla. Poi è arrivato, guarda dalla schienata e arriva fuori l'occhio. Vedi che c'ha sempre l'occhio ai fuori, per questo motivo la bestiola. Dico, pensa che io ritiravo una volta il cane che col guinzaglio, con l'elastico, mi stavano a rubare la macchina, io ho sparato il cane a quello che stava a rubare la macchina. Dico, chiami i carabinieri, ho preso. E potete capire che cinquina che mi sono dato, ma comunque sia. Poi c'era un'altra signora con lo Yorkshire. Dico, che carino Yorkshire. So se conoscete quel cane che si sa dove sta la capoccia dietro, non si sa. Io con un pezzetto di mano è qua, dai, mangia, dai, mangia. Quello dice, no, io, oddio, scusi, ma meno male che mi ha detto di stare dal filoncino. Dico, meno male che perché. Perché può succedere. A differenza di chi ha i gatti, io per esempio ho avuto sempre il gatto a casa, 18 anni il gatto ho avuto, il gatto era da mia nonna,
gatto pesava 284 kg, l'unico gatto al mondo col doppio mento e la cellulite. Perché tutto quello che avanzavo dava al gatto. Il gatto mangiava con noi la domenica, c'era la poltrona sua, c'era al tavolo con noi, eh. Una volta Dio non si muoveva, non si muoveva così. Tutto da una parte, così era, una capoccia così. Un giorno col gomito di rana così, ma. Cioè io quello dietro secondo te. No, no, cosa pensavo? Palla a piatti, tagli. Poi finiva di mangiare, si metteva sul divano, rubava il telecomando a mio padre, gli cambiava il canale, gli metteva quello dove ne venivano i tappeti, vabbè, il gatto era persiano, quindi. Si dice addirittura che le donne sono come i gatti. No, si dice no, non è vero, si dice no. Si dice che non è vero, una signora dice, come ci attaccano? No. Il gatto si affeziona a casa e la donna uguale, prova a divorziare, la prima cosa che vuole a casa, cioè non è che c'è verso. Il gatto quando c'ha fame si struscia, la donna quando va al bancomat si struscia e il bancomat si struscia. Pensate, io una volta mi sono perso il bancomat, manca la denuncia ho fatto, dico tanto che io lo trovo, mi fa spendere sempre di meno. Infatti sono estratto conto, dico guarda il lato, tre piotte mi hanno fatto risparmiare questo mese, guarda che roba. Dalla parte di Roma Sud, perché visto che qui dalla parte di Capalbio non si può evidentemente a giocare a pallone sulla spiaggia, sei pazzo, sei scemo. Questa signora stava seduta sulla straio, come si chiama? Poi dice che io, come si chiama? Straio, quindi te devi straia. Si chiama straio, no, in punta sulla straio, in punta sulla straio. Un atteggiamento. Pensa che il lettino, se guardava la straio, ha detto mamma mia quanto è scomoda sta signora. La straio non ne la faceva più, che si chiama straio. E invece lì a Roma Sud abbiamo fatto una partita di pallone, ma quelle così, alla fine eravamo 72 contro 72, perché appena ti rivolgi al pallone, dai, nasce il gioco pure io, dai, per le vasche, dai, mogli dei ragazzini. Solo che non lo sapevo, all'ultimo cancello, è andato il pallone là, dice, facci te, dico, vabbè, non è che c'è l'altezza del ragazzino, io ho 52 anni, ma no, perché già è alto così, pensavo che era un ragazzino, ci va là più a te, dice, vabbè, ballo io, e non lo sapevo, c'è la spiaggia dei nudisti. Ma non fa parte della nostra cultura, il nudismo non fa parte, questo è il paese dei santi, dei banchettoni. Più di Spagna, per esempio in Spagna c'è una famosa spiaggia in Spagna che si chiama Les Salinas. Cioè, oh, certo, se si chiamava Les Chenevas, no vabbè, sembrava. No, vai a controllare su internet, Les Salinas. Io sono stato, sono tutti nudi, giustamente. Se tu stai col costume, te guardano brutto, perché quella, che c'è da andare a fare? La spiaggia dei nudisti. Io sono arrivato al bar e c'era il barista nuda, la cassiera nuda. Io ho detto, guarda, dammi quei uomini vascolari. E lui mi ha detto, non so uomini vascolari. Io ho detto, guarda, allora dammi un pezzetto di pizza, far favore. Poi c'è chi non va nel nostro bel paese a fare le vacanze, magari va, che ne so, in Sardegna, che fa sempre parte del nostro bel paese, ma è un'isola. L'avete visto i prezzi? Veramente i prezzi per prendere la nave, 500 euro. Pare va in Sardegna 500 euro. Ah, porto io. Mi passa il tempo. Poi c'è, stiamo perdendo un po' il turismo. C'è pure chi va fuori, all'estero. Che se prendi l'aereo. Io adesso, il mio segno zodiacale è il Capricorno. C'è anche l'ascendente Capricorno. Qualcuno l'ha pensato. Quindi è difficile che ho paura delle cose, nel senso non è che so chissà che, però quando le affronto sempre in un modo, cioè non sono, diciamo, un pauroso, ecco, però l'aereo è l'unica cosa che mi dà timore, perché l'aereo è sta cosa sospesa in aria, so che se succede qualcosa, so che non ci posso fare niente, so aiutarmi, aiutare qualcuno, perché tanti dicono, vabbè, ma se devi cascare, ma che furti? Tanti dicono, vabbè, magari non è il giorno tuo, ma e se è il giorno del pilota, è deficiente. Se è il giorno del pilota moriamo tutti, che forti se non è il giorno tuo, è il giorno del pilota, va bene? Questa promozione era 240 euro 6 giorni a Sharm el Sheikh, 6 giorni pensione completa, volo andata e ritorno 230 euro. Ora io, avendo paura di questo mezzo di trasporto sospeso in aria, io non sapevo, e non prendendolo mai, quindi io non sapevo, è normale che sono uno, no? Che conosce le cose, no? Sarei stupido a dire questa cosa, però non sapevo che i controlli erano così
serrati, cioè nel senso che non prende mai l'aereo, che non va mai all'aeroporto, i controlli sono giustissimi, non mi fate fare quello ipocrita, è vero, sono giusti i controlli, bisogna controllare dopo tutto quello che è successo, ma io non sapevo che tante cose tu non te le potevi portare. Cioè, non ci ho proprio pensato, non prendendolo mai, non avendo quell'abitudine. A parte che adesso appena arrivi c'è il controllo fuori da Fiumicino, t'arrivano col metal detector, cioè io manco ho perso piede fuori dalla macchina così, e da loro il metal detector portatili, così pip 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 pip, cioè che c'è la tasca qui? Chiavi dalla macchina, pip 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 pip, qui, e il telefono, ma passa qua davanti uno dietro, là, c'è niente. Perché Romano, pure se non lo conosci, te, dico, ma io non te conosco, ma io lo sapevo che suonava, ma che te conosci, ma che te conosci? Ma se vogliamo, ho detto la canzone. Così entrano, sempre il gusto le fa la battuta. A un certo punto arrivo lì al controllo, c'ho a bottiglia di 2 litri d'acqua, dice, no, deve bere tutta qua. Che? L'acqua. Perché? Perché l'acqua non può entrare. Tutta qua, tutta nel fiato. Mi apre il borsone, mi apre il beauty. Profumo da 500 ml, non lo può portare, deve buttare. Dico, guardi, è costato più il profumo che il volo andata e ritorno e 6 giorni, notte e pensione completa. Schiuma da barba? Potrebbe farci un anestetico. Non sto scherzando. Ma ha detto questo tono? Lo sai che ho fatto? Dico, guarda, ho buttato, ho preso il profumo tutto addosso. Ma va, fa, tutto addosso. Tutto addosso. Pesa, schiuma la barba, da destra ai piedi, ho rasato tutto. Ma non gli ho dato i documenti, ho cambiato aspetto. Sono di Capalbio, va bene?